Allora, chiudiamo gli occhi e seduti comodamente con la colonna vertebrale e il collo dritti, i piedi appoggiati al suolo, rimaniamo fermi senza muovere nemmeno un dito, le gambe, la testa. Osserviamo come teniamo le mani una sull'altra, i palmi verso l'alto, la mano sinistra sotto la destra in posizione di meditazione. Osserviamo la testa, il cuoio capelluto, il viso. Continuiamo osservando la schiena, l'addome, i fianchi. Prendiamo coscienza di ogni parte del nostro corpo. Continuiamo a scendere e percepiamo come stanno le gambe, i piedi appoggiati al suolo. Se ci sono tensioni, rilassiamoci. E ora prendiamo consapevolezza di tutto il corpo e manteniamo l'autocontrollo sul corpo fisico, rimanendo completamente fermi. Ora portiamo l'attenzione al naso e osserviamo il ritmo naturale della nostra respirazione senza modificarla. Osserviamo come l'aria entra attraverso le narici quando inspiriamo e come esce quando espiriamo. Prendiamo consapevolezza della respirazione senza alterarla. Non si tratta di un esercizio di respirazione ritmica. Si tratta semplicemente di osservare il respiro così come è. Se la nostra respirazione è lenta, siamo consapevoli che è lenta. Se la respirazione è veloce, ci accorgiamo che è veloce. E lo stesso se la respirazione non è né lenta né veloce. Osserviamo se la respirazione è lieve oppure se è profonda. O se invece la nostra respirazione non è né lieve né profonda.
Vediamo se l'aria che entra dalle narici è fredda, tiepida o calda. E allo stesso modo osserviamo se l'aria che esce dal corpo nell'espirazione è fredda, tiepida o calda. Se a un certo punto ci distrae un ricordo, un pensiero, un suono esterno, una sensazione, non irritiamoci, non disturbiamoci, non ci arrabbiamo con noi stessi. Basta rendersi conto che ci siamo distratti e tornare a prestare attenzione alla respirazione. Ora concentriamoci su tutto il corpo e poniamo l'attenzione sulle sensazioni che percepiamo in qualsiasi parte di esso, mantenendo l'equanimità, senza rifiutare le sensazioni spiacevoli e senza attaccarci alle sensazioni piacevoli. Portiamo l'attenzione sulla parte alta del corpo, alla sommità della testa, e manteniamola lì fino a quando riusciamo a percepire qualsiasi sensazione in quella parte del cuoio capelluto. Una volta che abbiamo sentito alcuna sensazione, iniziamo a spostare l'attenzione lungo il cuoio capelluto, prima andando in avanti, fino al bordo del cuoio capelluto con la fronte. E poi indietro fino alla nuca. Allora torniamo in avanti osservando le sensazioni ai lati destro e sinistro della testa, fino a raggiungere le tempie e poi la fronte. Dalla fronte scendiamo osservando le sopracciglia, le palpebre, le ciglia, il naso, le labbra, tutta l'area intorno alla bocca, il mento, le orecchie. Continuiamo con la gola, il collo e la nuca. Da lì spostiamoci alle spalle. Mentre scrutiamo il nostro corpo,
se da qualche parte percepiamo una sensazione particolarmente forte, fermiamoci un attimo ad osservarla. Prima cerchiamo di capire se si tratta di una sensazione piacevole, spiacevole o neutra. Se la sensazione è piacevole, non attacchiamoci ad essa, non cerchiamo di darle continuità, non pensiamo a come perpetuarla. Se invece la sensazione è spiacevole, non rifiutiamole, non cerchiamo di evitarla, non facciamo nessun movimento sforzandoci di eliminarla. Semplicemente osserviamola senza rifiuto e senza attaccamento. Discerniamo che tipo di sensazione è: caldo, freddo, una sorta di formicolio, un dolore lancinante, un intorpidimento. In ogni caso, se la sensazione è piacevole, non ci attacchiamo, non cerchiamo di darle continuità, non pensiamo a perpetuarla. E se la sensazione è spiacevole e dolorosa, non rifiutiamola, non cerchiamo di evitarla, non facciamo nessun sforzo per eliminarla. L'osserviamo semplicemente, senza rifiuto e senza attaccamento. Ogni sensazione ha un inizio e quindi deve avere una fine. Osservandola possiamo vedere come cambia. All'inizio forse diventa più intensa, poi raggiunge un punto di maggiore intensità, poi inizia ad affievolarsi e finalmente sparisce. Pertanto riconosciamo che ogni sensazione è impermanente. Diciamo a ogni sensazione: questo è impermanente, è un'apparenza, è come se non esistesse. Tutto passa e anche questo passerà. Continuiamo scendendo dalle spalle alle braccia, osservando i deltoidi, i bicipiti, i tricipiti, i gomiti, gli avambracci, fino ad arrivare ai polsi, alle mani. Osserviamo i palmi delle mani, il dorso delle mani, ciascuna delle dita, fino a raggiungere le unghie e la punta delle dita. Ora osserviamo il tronco del corpo,
Iniziamo dalla parte anteriore. Poniamo l'attenzione all'altezza delle clavicole e da lì scendiamo lentamente lungo il torace, spostando l'attenzione dal centro, dallo sterno, verso l'esterno, fino a raggiungere le ascelle. E da lì scendiamo un po' e torniamo al centro, e poi scendiamo di nuovo un po' per spostare l'attenzione nuovamente verso l'esterno. Scendiamo così fino al plesso solare. E da lì all'addome, osservando con attenzione l'intero ventre, prestando attenzione a qualsiasi sensazione che percepiamo. Spostiamo l'attenzione su piccole frazioni di pelle di circa 10 centimetri quadrati. Una volta rilevata una sensazione in quella sezione di pelle, procediamo con quella successiva. Allora scendiamo all'addome fino a raggiungere la vita. A continuazione osserviamo l'intera schiena. Partiamo dalla nuca. Da lì scendiamo lungo la colonna vertebrale, osservando vertebra per vertebra. Dal centro spostiamo l'attenzione verso l'esterno, fino a raggiungere i bordi esterni della schiena. E da lì scendiamo un po' e torniamo al centro, fino alla colonna vertebrale. E così osserviamo l'intera regione cervicale. Poi la regione toracica e poi la regione lombare, il sacro, fino a raggiungere il coccige. Mentre scrutiamo il corpo, se da qualche parte percepiamo una sensazione particolarmente forte, ci fermiamo un attimo ad osservarla, cercando di capire se si tratta di una sensazione piacevole, spiacevole o neutra. Se la sensazione è piacevole, non ci attacchiamo. Se invece la sensazione è spiacevole, non rifiutiamola, non cerchiamo di evitarla facendo uno sforzo per eliminarla. Semplicemente osserviamo le sensazioni senza rifiuto e senza attaccamento. Discerniamo che tipo di sensazione è: caldo,
freddo, un dolore, un intorpidimento, una sorta di formicolio, ciò che sia. In ogni caso, se la sensazione è piacevole, non ci attacchiamo, non cerchiamo di darle continuità, non pensiamo a come perpetuarla. Se è spiacevole, non facciamo nessun movimento, nessuno sforzo di eliminarla. La osserviamo senza rifiuto e senza attaccamento. Ogni sensazione ha un inizio e ha una fine. Osservandola possiamo vedere come cambia. Fino a sparire. Diciamo a ogni sensazione: questo è impermanente, è un'apparenza, è come se non esistesse, tutto passa, anche questo passerà. Allora osserviamo i fianchi, i glutei, l'ano, gli sfinteri, i genitali, il pube. Da lì scendiamo lungo le cosce, dai fianchi alle ginocchia. Contemporaneamente osserviamo la parte interna delle cosce, dall'inguine alle ginocchia, poi la parte esterna, i quadricipiti fino alle ginocchia, ed infine la parte posteriore delle cosce fino alle ginocchia. Ci fermiamo lì e poi scendiamo lungo le gambe, dalle ginocchia ai piedi. Osserviamo qualsiasi sensazione in quest'area del corpo mentre scansioniamo sezione per sezione nella parte anteriore e posteriore delle gambe. Scendiamo così alle caviglie, osserviamo il collo del piede, i talloni, la pianta di entrambi i piedi fino a raggiungere le dita dei piedi. Osserviamo ciascuna delle dita, gli spazi tra esse, fino a raggiungere le unghie di ogni dito, di ogni piede. E finalmente prendiamo consapevolezza di tutto il corpo come una unità. Ora facciamo un respiro profondo e mentre espiriamo apriamo gli occhi lentamente, portando l'attenzione al mondo esterno.